Ci troviamo oggi a Sant'Angelo in Lizzola per la presentazione della Polisportiva Bottega, ovvero le due squadre di Serie C di pallavolo e la novità della squadra calcistica che si è iscritta al campionato di terza categoria. Da dove è nata l'idea? L'idea è nata da un gruppo di ragazzi, tra i quali c'è anche mio figlio, che appassionati di calcio hanno chiesto la possibilità di appoggiarsi presso di noi in qualità di polisportiva per poter comunque fare l'iscrizione e avere una società di supporto. Diciamo che è la possibilità data loro di poter creare questa squadra e di avere un gruppo sul quale comunque stare insieme e fare socialità e quindi coinvolgere anche delle persone. È chiaro che la nostra attività principale rimane la pallavolo, perché non vorremmo far confusione, insomma, ecco, e 50 anni, quest'anno tra l'altro sono stati riconosciuti per 50 anni di attività da parte della federazione e quindi di conseguenza la nostra attività principale è la pallavolo. Il calcio è un diversivo in questo momento perché per questa cosa, per dare la possibilità ai ragazzi di fare attività e di stare insieme in una società, sperando che poi magari ci possa andare una mano nella nostra normale attività sportiva. Quali sono le ambizioni di quest'anno? Sono squadre, le prime due squadre di Serie C, ringiovanite, quindi sicuramente ancora un po' inesperte. Quindi di conseguenza noi pensiamo, speriamo di vender cara la pelle nel nostro campionato e di fare la nostra figura. Le ambizioni in questo momento sono quelle di amalgamare il gruppo, perché comunque è di far fare esperienza a questi ragazzi. Oltretutto veniamo da un anno e mezzo di attività quasi parziale, se vogliamo dire, perché comunque la pandemia purtroppo ci ha messo in grossa difficoltà e quindi questi ragazzi hanno bisogno di rifare campo, di stare insieme, di giocare, di conoscersi e quindi lo sforzo principale è questo. Sempre più ragazzi, sempre più appassionati di sport a Vallefoglia. Ma Vallefoglia, come sulle attività economiche, è una città in forte crescita, in forte movimento anche dal punto di vista delle attività sportive. Abbiamo una quantità di impianti sportivi, di palestre, di campi rilevantissimi per una città di 15.000 abitanti e abbiamo, diciamo, come nel caso di oggi, due squadre femminile e maschile in Serie C, campionati regionali, una squadra di calcio, una novità, altre squadre di calcio che abbiamo perché abbiamo due campi in sintetico, due campi in terra battuta normale. E poi, come si vede, abbiamo il campo, il gioco delle bocce in Serie A, il calcia 5 in Serie A, che è Pesaro, ma in verità Italservice ha la fabbrica a Talacchio, e sempre nella pallavolo in Serie A. Quindi diciamo che sono tante le discipline sportive e che svolgono un ruolo sociale rilevantissimo, centinaia e centinaia di ragazze e di ragazzi che fanno attività fisica, fanno sport, competono, sanno stare insieme, imparano anche le relazioni sociali e quindi per noi è molto importante. Quest'anno hanno approfittato del fatto di essere una polisportiva per creare anche una terza categoria che giocano sempre a Morciola, nell'impianto nuovo e sintetico, e quindi un grande in bocca al lupo per la stagione agonistica, sperando che la pandemia ci lascia liberi, insomma, dal fare queste attività. E sto riscontrando, insomma, una partecipazione negli impianti sportivi, molta prudenza, ma anche una felicità nel riassaporare, insomma, la palestra e l'agonismo e l'attività che loro svolgono.